Ciao, benvenuti, benvenuti. Ovviamente questo è un messaggio che girerò sui social e su chi è nel gruppo di Movimentalmente. Non sto parlando con nessuno, sto parlando con te che stai vedendo questo video. Allora, sono qui per darti delle informazioni. Si riparte oggi 2 settembre. Più tardi farò la lezione qui in Movimentalmente dal vivo. E riparte anche il corso online. Oggi ti darò delle informazioni su come ci muoveremo in questo mese. Ringrazio Teresa per l'ottimo lavoro che ha fatto durante il mese di agosto. Vi ricordo che ci sono tre livelli per chi vuole iniziare anche un pochettino ad insegnare, e questa non è una cosa molto strana, perché anticamente addirittura questa pratica si insegnava in famiglia, c'era il capofamiglia o un riferimento che insegnava a tutti questa pratica, proprio perché doveva essere sfruttabile da tutti. Quindi, invece noi li vediamo in tre livelli, ossia l'allievo promettente, cioè l'allievo che è un po' di anni che sta lavorando, l'allievo istruttore, che bisogna avere già il tesserino per stare in sala, e l'istruttore che ha il secondo livello e che è già a posto per insegnare tranquillamente. Quindi, detto questo, noi cosa facciamo invece a settembre? Settembre partiamo con online. La prima settimana vi girerò i link per provare tutti questo percorso online. Poi vi spiegherò tutti i dettagli di quello che faremo durante la settimana. Ci sono 5 lezioni, comunque, 4 con spiegazione didattica e ovviamente basate tutte sulla pratica. La quinta è essenzialmente pratica, quindi non si parlerà più di tanto. E questo per mantenere e, per chi si è fermato, riprendere il nostro motore a funzionare bene. Ma questi dettagli poi li vedremo in seguito in lezione. Invece, settembre partirà infatti con questa settimana dove vi girerò, quindi questo, il 3, il 4, il 5, vi girerò questi link. Potete partecipare o in diretta se siete collegati, connessi in quel momento che si fa la diretta. Vi ricordo lunedì, mercoledì e venerdì alle 9, martedì e giovedì, salvo tempo, ma diciamo che tutto settembre posso venire anche qua, 9:30. Quindi questi sono gli orari del online. Poi cosa succede a settembre? Intanto partiamo con i corsi dal vivo, quindi vi ricordo, nei nostri centri solo Movimentalmente parte dal vivo a settembre. Quindi gli orari li abbiamo girati sul gruppo. Oggi ci sono già delle prenotazioni. Il lunedì e mercoledì ci sono anche i trattamenti e i massaggi. Quindi potete cliccare e prenotarvi. Vi chiedo di farlo sempre perché con una persona, come abbiamo visto, non si può fare la lezione dal vivo. Poi ci sono già degli eventi, vi ricordo il 21, per chi rimane qua ci saranno delle modifiche perché tre dei nostri istruttori, tra i quali anch'io, andiamo all'evento di Bibione. Vi faccio una premessa sul fatto che può esserci ancora qualche posto per Bibione, perché qualcuno è stato male e qualcun altro non può più andare. Quindi ci sono ancora dei posti per chi fosse interessato. Vi ricordo il weekend del 21, si parte da Torino, c'è un pullman, ci porta lì ed è un'esperienza meravigliosa perché ci sono 3 giorni. Chi vuole fare tutti i 3 giorni di sport lo può fare, chi vuole fare un po' di sport al mattino e poi spiaggia o piscina può fare anche quello. La sera 2 feste serali, quindi veramente molto divertente. E poi ricordo infine il 28 dove faremo una lezione aperta al Parco Ruffini. Parco Ruffini che ci ospita sempre per quanto riguarda anche i nostri saggi. Infatti la lezione aperta sarà anticipata da un saggio e dove ci sono delle persone che fanno il saggio del proprio anno, del proprio livello e poi alla fine staremo un po' insieme con un piccolo rinfresco. Quindi, questo è il mese di settembre. Io ti aspetto, vi aspetto a braccia aperte. Non vedevo l'ora di partire. Effettivamente è così perché chi si ferma in queste circostanze
io un pochettino devo dire che l'ho fatto, il corpo comincia un pochettino a sentire un po' di scricchiolii, e invece con la nostra pratica ci troveremo veramente molto bene. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ciao da Max, a presto!